Sì, no, da questo penso anch'io. Da quello penso anch'io. Però è quello chiaro. Taglia un pochino di esatto. No, no, invece secondo me no, proprio molto, molto, anche perché tutto fa, no, assolutamente sì, magari aveste, diciamo, qualche curiosità, ma perché come essere, no? Ma guarda, no, non penso proprio, diciamo, è stato carino perché quando è arrivata questa proposta da parte di Federico, avrei proprio risolto perché mentre lo giro ai nomi per adottare più tempo, avevo proprio preparato stati di presentazione che aveva lo spirito di fare un primo passo in una cosa che a me interessa da morire, cioè l'idea di prendere i principi che portiamo soltanto delle neuroscienze che possiamo osservare sul funzionamento del cervello e prenderli anche a utilizzare proprio nella mia mente sia le strutture produttive di aziende che la strutture invece di facile. Quindi l'idea è comunque di adesso farvi raccontarvi come tre piani che si osservano cerebrale mi sembrano proprio perfette per far vedere come funziona bene anche la società. Quindi queste tre chiavi sono proprio sincronia, feedback e plasticità. In età ci entriamo subito in modo che si vedrà come sono iperconnesse l'una con l'altra. Diciamo, tutta la mia esperienza nasce da componente elettrofisiologica, quindi attività neuronale. Quindi in effetti la sintonia emerge proprio come una delle chiavi, si intende per sintonia proprio il fatto che delle attività limbiche, delle attività oscillatorie, vanno in fase, vanno insieme, oscillano insieme.
E un'altra cosa che vedrete un po' continuamente è che tutta la mia esperienza è legata a, come esempio, le strutture dedicate al controllo del movimento della mano. Questo poi. Primo elemento di sincronia. Sincronia in questo caso si riferisce a una sincronia sistemica, proprio una componente di coerenza che emerge tra l'attività cerebrale e l'attività muscolare. E quello che abbiamo osservato con un semplicissimo esperimento in cui la persona deve comprimere un oggetto a un certo livello di compressione, quindi mantiene per alcuni secondi una compressione isometrica, intervallato sempre in arrest in modo da assicurarci che non intervengano più famiglie a faticamento. E quello che abbiamo osservato è che questi livelli di coerenza tra l'attività cerebrale e l'attività muscolare emergono durante la vita, cioè abbiamo usato i bambini, fino all'adulto e all'anziano, i bambini, anziani, e si vede proprio che questa coerenza che in particolare emerge, si struttura durante la crescita, perché i piccoli ce l'hanno molto meno e si forma nell'adulto. E nell'adulto è tanto più evidente, tanto meglio correggere il movimento che fa eseguito, e che sia le regioni sensoriali che motorie entrano in questo accoppiamento. Il fatto che relazione che c'è tra le sensoriali e le regioni motorie è proprio che chi ha fatto tutta la letteratura nell'animale ha concentrato sulle attività primarie, noi siamo sempre partiti con una iperattenzione alla parte sensoriale, quindi in realtà il cervello possiamo proprio pensare come una croce, una e quindi diciamo l'idea che il nostro cervello ha riconosciuto che ha i cuori risvegli, corpi che hanno la sinergia assiale, e poi però proprio, cioè, si può ragionare su quest'altra divisione frontale e parietale in cui dal sulco centrale verso il parietale, verso l'occipite, abbiamo tutte le regioni che ricevono le informazioni sensoriali e la parte di organizzazione del movimento della parte frontale. Quindi diciamo, in effetti possiamo anche dividerla in due regioni, verso il fronte, verso l'occipite, che sono quelli sensoriali e motori. Quindi da questo punto di vista abbiamo un meccanismo di sincronizzazione che è così evidente nel controllare proprio l'esecuzione dei movimenti, durante la capitale. Si esplica in una coerenza tra l'attività cerebrale e l'attività muscolare. In realtà l'altra cosa che siamo andati a studiare è che cosa succede localmente. E per fare questo effettivamente ci siamo avvalsi di una, diciamo che è una delle cose più innovative che ha fatto il mio progetto, ed è quella di riuscire a riconoscere le regioni cerebrali, che è uno dei punti cardine delle invece in diretto fisiologico ha il grandissimo problema che, dato il campo elettromagnetico sul tema, diciamo, come è dato univocamente dalla carica, non è banale capire quali sono le regioni che hanno generato quel campo. Mentre MRI ha molti nodi che stanno dietro la capacità di attribuire un certo segnale dato alla macchina, che sa esattamente a quale regione cerebrale, da quale regione cerebrale. Invece, nell'elettrofisiologia, cioè nell'elettromagnetoencefalografia, data la distribuzione di campo, è un problema molto rilevante tornare a capire quali sono le regioni cerebrali che erano implicate in questo. In realtà, noi abbiamo sviluppato questo metodo a cui teniamo moltissimo, perché il modo per risolvere questo problema è diverso, diciamo, da superare diversi là. L'identificazione delle sorgenti avviene tipicamente attraverso l'istruzione di quello che chiamiamo problema inverso, cioè la distorsione di campo, dire dove stanno, quali sono le regioni che hanno operato. Questo è un problema molto, diciamo, è un problema mal posto, quindi
migliori per risolverlo, e inoltre è un problema molto difficile tecnicamente, con bassa informazione. Invece qui, anziché risolvere il problema inverso, viene identificato, le regioni vengono identificate da una proprietà tipica dinamica, una proprietà funzionale tipica di quella regione. Per esempio, sai che la regione motoria primaria fa una certa cosa in un certo momento, sfrutti quella e identifichi la tua tempo. Poi la vai a studiare. Una volta identificate, le puoi localizzare e andare a studiare le condizioni. Questo l'abbiamo sfruttato e abbiamo studiato semplicemente le regioni di rappresentazione della mano, osservando che siamo andati a studiare come erano fatti i livelli di connessione tra queste regioni vicine. Cioè, tutte le regioni sono andate a studiare dedicate alla rappresentazione della mano, come erano fatti i livelli di connettività intracorticali all'interno di quella piccola regione. E abbiamo visto che mentre nell'emisfero non dominante si somigliano i livelli di connettività legati al mignolo e al pollice, nel caso mignolo e pollice sono un po' due paradigmi, i due stretti più e meno lontani, il pollice è sicuramente, diciamo, penso che il pollice ha maggiori capacità e il mignolo, nel senso, dove è al limite estremo. L'abbiamo studiato nell'emisfero non dominante e questi sono simili tra loro. Invece nell'emisfero dominante il livello di connettività della rete pollice era superiore al livello di connettività della rete libero. E non solo c'era questa distinzione significativa, cioè proprio livelli di connettività intracorticale, ma quella connessione alta gamma era correlata alle abilità funzionali misurate con tra i test, cioè vedi la persona e di quanto tempo ci mette a conoscere la lettera scritta su. Quindi in realtà questa era per cercare una misura che differenziasse pollice e mignolo, quindi sono un po' forzata dal punto di vista funzionale, però era per sottolineare che proprio misurare in abilità sessuale è una cosa sociale a contatto. Diciamo proprio in connettività di parodicale. È un codice di destrezza che è un po' complementare a quello storico, cioè storicamente il principio più importante che distingue, che organizza la nostra corteccia è quello di magnificazione, diciamo di ingrandimento corticale, cioè le regioni più abili hanno delle regioni corticali dedicate maggiori grandi, hanno un maggior numero di neuroni dedicato a quella funzione. Qui stiamo dicendo una cosa che è un complementare a quella, cioè a prescindere da quanti neuroni sono dedicati, che chiaramente controvertibile se organizza la nostra rappresentazione centrale, vediamo che tanto più sono connessi tra loro, tanto più sono abili, quindi diciamo un codice indipendente, cioè diverso va ad arricchire la nostra capacità di codifica che diciamo è i meccanismi di apprendimento si traducono anche in queste connessioni intracorticali delle e quindi insomma, aveva già in modo non invasivo di misurare questo livello di connessione, diciamo, cioè, quindi abbiamo visto che sia a livello sistemico che a livello locale i livelli di sincronizzazione sono proprio una, da un lato proprio una connettività funzionale, mentre la connettività strutturale che è fatta proprio da che fibre vanno da una regione a un'altra, dal punto di vista funzionale si ha una, sì, una connettività tra regioni che creano reti funzionali proprio attraverso la sintonia dell'attività di quelle regioni, che è diciamo, un principio diciamo, scorrelato e chiaramente che ha la grandissima dote di cambiare il tempo, cioè mentre le reti di connessione cambiano, cambiano attraverso il meccanismo di connessione, la plasticità cerebrale che si intende l'apprendimento. Ma chiaramente questo è invece un cambiamento che è dinamico e quindi aggiunge molta capacità funzionale alla rete che dal punto di vista strutturale non cambia di che si fa. Vi cito il fatto che siamo anche molto felici perché negli ultimi anni riusciamo un pochino ad avere conti proprio su questi temi che diciamo, centrali.
ho detto sincronia, sincronia che permette di creare questa, connettività funzionale. L'altro grosso principio è quello del feedback, vedremo come e due permettono la plasticità. E il feedback sia uno dei sistemi, diciamo, uno dei meccanismi che a livello sistemico permettono l'adattamento del sistema a ciò che accade, è proprio il principio per cui un sistema riesce a tenere conto dei risultati di una suo funzionamento per modificarlo. Modificare l'output del sistema al passo successivo in base a quello che la funzione. E farà nota dal punto di vista clinico che i diritti sono fondamentali per il controllo del movimento. E quello che diciamo, abbiamo indagato noi è in primo luogo il fatto che anche qua i livelli di sincronizzazione in banda gamma alta tra le regioni sensoriali e motorie primarie aumentano, crescono proprio con l'abilità di compiere un'attività, ci permettono di avere accesso a una misura dell'efficienza del feedback del controllo. Una cosa interessante che abbiamo osservato è che andando a studiare cosa accade centralmente nel movimento, nella movimentazione passiva della inferiore, questa è la filosofia di Chavarri e le meditazioni. Abbiamo visto che proprio quel meccanismo di coerenza tra S1 e B1 in banda alta, in gamma alta, in regione tra 50 Hz, con la gamma di sistema a frequenze più alte, però questo è l'attività cerebrale, quella coerenza in banda gamma tra S1 e B1 veniva potenziata durante una movimentazione passiva se facevi attenzione al movimento, cioè in realtà questo è stato fatto in due anni, però diciamo sottolinea come funzione di un movimento, una movimentazione passiva che tra l'altro nelle orientazioni si fa proprio per contrastare quello che viene detto tanto da un diciamo operamento scolare e sensoriale, ha comunque un effetto centrale e questo effetto centrale può essere potenziato semplicemente focalizzando l'attenzione a quella movimentazione passiva. Ultimo elemento sempre di questa cosa così nodale di come si connettono e come partono le regioni funzionali, l'abbiamo osservato in modo molto curioso andando a studiare la capacità di condividere il dolore degli altri. Come sempre, diciamo, dal punto di vista dello studio delle emozioni si va sempre a studiare più il dolore del piacere, perché effettivamente è molto più facile di tutto, drammaticamente è molto più facile. E quindi qui l'idea era, da un lato è un'altra osservazione, però il meccanismo andava a studiare le reti, la rete del dolore e la matrice del dolore. E in particolare ci siamo concentrati solo sulla relazione tra le regioni S1 e S2. Abbiamo proprio visto che proprio quella, diciamo, la coerenza tra S1 e S2, quella va a si vede ovviamente come certi meccanismi sono profondi e toccano le abilità di esecuzione e la tua emotività, la tua capacità di partecipare a tutto quello che è legato a quel punto. Si vede proprio che questa coerenza cresce nella condizione di osservazione dolorosa rispetto a quelle di controllo, e che quel livello di coerenza associa alla propria percezione del dolore altrui. Diciamo, proprio quella condizione che aumenta in modo selettivo durante l'osservazione della condizione dolorosa, quel livello di coerenza associa a quanto tu percepisci che l'altro soffra. Quindi, da un lato, appunto, c'è la cosa così interessante che il circuito permette di partecipare al dolore altrui, chiaramente è noto coinvolgere quelle stesse reti che si attivano quando tu soffri, coinvolge quelle regioni, si vede che da un lato si connettono di più, cioè
attive nelle varie condizioni, ma sono più connesse proprio in concomitanza con la tua percezione, la tua empatia, cioè non solo con la tua percezione, ma proprio con l'empatia, perché va tanto più alto, tanto più avevi l'impressione che l'altro soffrisse, cioè tanto più eri empatico con il dolore altrui. E l'altra cosa che a me colpisce sempre tantissimo è che queste regioni sensoriali motorie sono proprio le primissime a formarsi dal punto di vista corticale nel piede, cioè sono proprio le primissime strutture a formarsi. Quindi, diciamo, in qualche modo sottolineiamo quanto certamente l'esperienza esecutiva, ma l'esperienza empatica è fondante proprio delle nostre strutture. Quindi, anche su questi aspetti dei meccanismi di feedback, e, diciamo, dove tutto abbiamo visto essere centrato nella coerenza in alta gamma tra queste regioni sensoriali motorie e primarie, che però, ecco, diciamo, da un lato sono delle regioni molto limitate, perché sono nel membro del segno, ma dall'altro sono proprio l'ultima stazione prima che qualunque processo aveva preceduto l'esecuzione arrivi effettivamente a tradursi nel movimento. Quindi, diciamo, è la stazione da cui poi va tutto quello che noi realizzeremo. Quindi è vero che sono due strutture, diciamo, molto limitate rispetto a tutto il cervello, ma certamente hanno una particolare sensibilità proprio per essere l'ultima stazione da cui domani. Ma fatto lì devono per forza passare per essere da tutti i comportamenti. Abbiamo visto che quegli stessi meccanismi che accompagnano una buona esecuzione sono gli stessi che sei in grado di modulare quell'attenzione. E hanno bisogno, diciamo, dipendono dalla nostra esperienza empatica. Sì, anche qui è quello che sta accompagnando il pensiero. E adesso arriviamo un po' a il terzo termine, cioè sincronia, che è il modo di connettersi e di creare reti funzionali. Feedback, che è esattamente quello che ci mette in contatto con il mondo, cioè noi abbiamo proprio una struttura fisica fatta per tenere conto, strutturalmente fatta, così strutturalmente fatta che la regione sensoriale, quella che riceve le informazioni percettive dal mondo, è continuamente coinvolta in qualunque esecuzione del movimento, cioè diciamo, sono strutturalmente continuamente in contatto. Questo, quindi, queste informazioni che vengono dal mondo sono poi la base per poter creare quella che viene la plasticità, per la capacità che il cervello, certamente quando lo sviluppo, ma ancora nella fase adulta, di modificarsi per cambiare la propria risposta al nostro sostegno. Un esempio storico che proprio il primo, cosa che io a cui io partecipare alla mia carriera, è legata alla capacità della magnetoencefalografia di descrivere bene la rappresentazione centrale con la distinzione delle varie dita, quindi diciamo la capacità di discriminare all'interno del nostro cervello la regione dedicata alla rappresentazione del migno, del dito medio e del pollice. Queste sono state studiate prima e dopo aver tolto l'afflusso sensoriale alle restanti dita. E in effetti abbiamo, diciamo, osservato il principio che, diciamo, anche non comunque anche dall'animale, però ha permesso di osservare in modo normativo nel mondo, che gli stretti che mandano informazione vanno a invadere i distretti da cui non proviene più informazione. Cioè, in questo caso hai tolto l'afflusso sensoriale dalle sante dita e si vede che la rappresentazione del dito rimasto diciamo, attivo che manda l'informazione fisiologica va a invadere, cioè va diventa più ampio e va nella direzione delle restanti dita. L'altra parte sperimentale che è importantissima, che continua a sottolineare questa importantissima relazione tra sensoriali e motorie, è stata studiata andando a vedere la rappresentazione di un muscolo che è completamente innervato sia dal punto di vista motorio che sensoriale da un nervo, e un altro muscolo che invece è innervato dal punto di vista motorio
e dal punto di vista percettivo dall'altro. Allora abbiamo bloccato l'informazione sensoriale, bloccando diciamo i nervi che non davano l'aria effettiva da e si è visto che la rappresentazione motoria, quindi studiate attraverso il PMS, che abbiamo detto come risolvere i colori di M1, ha uno stimolo fissato. Andando a vedere se non si modificava la risposta, quindi l'eccitabilità delle regioni motorie primarie, si è visto che il muscolo a cui è stata tolta l'informazione solo sensoriale, quindi il più era completamente risparmiato in un'unità prettamente motoria, però togliendo l'informazione sensoriale si vedeva che si riduceva la eccitabilità delle regioni motorie. Quindi, questo punto di vista è sottolineato come un meccanismo classico della plasticità è proprio che gli stretti preservati invadono le regioni che non mandano più un segnale. E dall'altro questa legata così profondo tra le funzioni sensoriali e chiaramente questi effetti avvengono attraverso una continua scambio tra ambiente e rappresentazioni centrali e ovviamente è mediato dalle nostre sensori. Quindi continuiamo a vedere come questi tre piani, sincronia, feedback e plasticità, servono l'una all'altra, cioè il modo in cui i nostri neuroni si strutturano e diventano funzionali ha bisogno di sincronia tra l'attività e quei gruppi neuronali. Questa sincronia permette di realizzarsi i meccanismi di comunicazione tra l'ambiente sensoriale e le nostre strutture esecutive e queste permettono l'adattamento, permettono la modificazione di quelle strutture per adattare la tua risposta alle esigenze. Gli aspetti di plasticità che vi ho appena mostrati sono nella fisiologia. Altro cardine delle nostre osservazioni è stato invece andando a studiare i meccanismi che accompagnano il recupero da dove in verità abbiamo proprio diciamo, fatto un'osservazione che è squisitamente fatta da noi, nel senso che si è sempre osservato come cambiano le attivazioni cerebrali nel recupero da l'impulso, ma tipicamente si andava a osservare che ci sono iperreclutamenti. Per attivazioni che vanno ai musi tanto più frequente. Ma tipicamente hanno coinvolgimento di quelle stesse reti che servono per il movimento che veniva iperattivate in modo molto più importante di quanto succede nella tecnologia. Ma in un certo senso quel principio lì è molto associato al fatto che per l'impulso ovviamente quello che è un compito semplice, ma è semplice al fatto di noi stessi quando andiamo a prendere un nuovo compito abbiamo regolamenti molto più importanti che possono essere dedicate di quanto facciamo poi che è un compito che ormai abbiamo fatto. Invece quello che ho osservato è che si vanno proprio a reclutare delle regioni inusuali che sono tipicamente poco connesse con la funzione che viene svolta e invece entrano a ricaricare quella funzione. E abbiamo proprio visto che in questo caso la rappresentazione sensoriale della mano regola aree che sono fuori dal suo. Queste partecipano in modo importante al recupero, in particolare qui è proprio la asimmetria tra i due misteri che hanno bisogno di noi, quindi che va trattato da dire culturalmente dove stanno, sono quelle che sono troppo asimmetriche, che poi abbiamo confermato che creerai, abbiamo detto quelle eccessive asimmetrie che effettivamente corrispondono al recuperamento fuori dalle regioni e abbiamo visto che. Se separiamo i pazienti che recuperano completamente, se separiamo i pazienti che recuperano completamente dagli altri, vediamo che in coloro che non raggiungono un recupero completo, l'apparire di questi fenomeni, quali di plasticità, però plasticità proprio nel senso che vai a prendere regioni che tipicamente non fanno quel compito sani. Sono proprio quelli che recuperano meglio, gli altri che recuperano meglio.
questo ve la racconto più per passione che e poi perché sottolinea un aspetto che avrebbe tantissimo, e cioè come le parti funzionali si parlano, cioè come la struttura si esprime in funzione e come queste sono infinitamente legate anche a un problema di forma. Cioè, quindi l'idea è di caratterizzare la risposta cerebrale dalla forma della sua risposta. Adesso, forma della sua risposta vuol dire che tu vai nelle regioni che rispondono. In realtà tu puoi riconoscere, se faccio vedere l'aspetto di elettrofisiologia, che cos'è questo, cos'è questo e cos'è questo, vede da quella forma, sapendo chiaramente qual è l'intervallo temporale che lo stai guardando, che questo è generato dalla corteccia visiva, questo dalla corteccia uditiva e questo dalla corteccia somatosensoriale. Però siccome noi abbiamo visto che c'erano delle regioni inusuali che entravano a rispondere, ci siamo detti, ma allora quella forma dovrebbe cambiare, cioè, visto che non viene più dallo stesso posto, mi aspetto che quella forma tipica, chi viene a risultare come, cambi. Allora abbiamo introdotto una misura per poter quantificare questa somiglianza e abbiamo ascoltato il fatto che il Sami è abbastanza impressionante come quella forma parla della struttura, per questo che piace tanto, cioè, e quella forma dice chi entra e come entra, per cui si vede tra persone diverse, queste sono tre persone, e si vede che a fronte di una campanabilità rilevante tra una persona e l'altra, si somigliano in modo molto vistoso le forme tra i due emisferi. Quindi diciamo in qualche modo questo va a dire che parla di come sei strutturato, strutturato nel senso di quali regioni e come vengono rappresentate. Allora abbiamo messo, abbiamo quantificato questa somiglianza e abbiamo visto che nei pazienti effettivamente nel vado affetto, che portavano proprio direttamente fuori dalle regioni usuali, si emergeva una grande asimmetria tra la risposta dei due rispettivi. Diciamo in realtà questa è più un'idea di poi una cosa. Scusate, partendo da queste osservazioni, diciamo uno dei temi su cui siamo particolarmente attivi è proprio un paziente con ictus è un paziente che ha la capacità di recuperare tipicamente a livelli lesi. Quindi, il fine settimana dopo ictus si sa che il cervello innesca dei meccanismi che permettono di modificare in modo estremamente importante, tanto che clinicamente è ben noto che quello che hai recuperato nei primi due mesi può essere migliorato un pochino, ma il grosso avviene in quella fase. Allora, noi stiamo cercando di raffinare il più possibile lo studio della fase acuta di questi pazienti. Diciamo, tutto avviene in equilibrio e c'è un'enorme variabilità interessante dell'ictus e che a fronte di lesione e fatopini simile alla vita, poi avere dei livelli strutturali estremamente elevati. Allora questo a pensare che ci siano dei meccanismi individuali che sostengono la migliore o peggiore capacità di adattamento. E allora se riusciamo in fase acuta a capire chi, cioè, quali sono i fattori che incidono sul livello di recupero, forse quella è una buona guida per tagliare, per personalizzare l'intervento riabilitativo. E su questo diciamo, è proprio quello che avevamo vinto finanziamento, proprio come l'impetto, se non si vede suona che l'ha vinto, qualche puntata soldi. Però in realtà insomma, ci siamo un po'. Orgogliosi perché è stata proprio accettata dal Ministero della Salute questa idea di andare a studiare i pazienti in fase acuta, raccogliere quegli indicatori che noi sono indicativi, diciamo, hanno già dato l'indicazione di essere prognostici, cioè di decidere, indicati in fase acuta, indirizzare questi pazienti ad terapie che possono essere state guarite con neuromodulazione, guarentite con interventi robotici, guardare come rispondono a questi tre livelli di cioè, tre modalità di rehabilitazione, il malato sta venendo l'efficacia differenziale, ma soprattutto di associare quella risposta alla terapia con il profilo prognostico di fase acuta. L'idea in un gruppo successivo di poter dire se tu hai questo quadro prognostico in fase acuta, però
probabilmente non gli piacerà di più questo tipo di intervento rispetto a me. Ma questa è molto più bella come idea per fare, perché da solito sono tutti i devagliati. Quindi tutto questo che abbiamo visto, che la sincronia, che è proprio una modalità di connettività funzionale, si ciba e permette la realizzazione del vite e della connessione con l'interno. Questi due meccanismi sono la base della praticità, il che crea questa unità assoluta tra funzione e struttura, cioè il cervello e poi il sistema, che paradigmaticamente è capace di adattare, perché diciamo che la sicurezza è veramente voluta, però che implementa proprio questa capacità di riflettere nella struttura delle richieste funzionali in modo da poterle comunicare. E questo è eccezionalmente vero a tutti i livelli del sistema, cioè quindi nel singolo neurone, nei gruppi di neuroni e nel sistema globale. Però così come è vero a tutti i livelli del singolo organismo, almeno diciamo arrivo finalmente a comunque la coscienza che è chiaramente uno stimolo, è una cosa sviluppata, sottolineare come questi tre principi siano proprio tre chiavi perché una società, diciamo un gruppo di persone possa lavorare bene. Cioè è chiaro che così come a livello individuale noi apprendiamo attraverso il work e la mitigazione di correzione, e questo diciamo, quando siamo andati a questa riunione su Parigi, usare le neuroscienze per praticare i processi critici e capire cosa è successo dietro a un evento. In realtà quello che diciamo i neuroscienziati tendevano a dire in quella sede era: ma in realtà più che andare a dire se quello è più colpevole o meno, o se diciamo questo aumenta la probabilità di finire la colpevolezza, forse le neuroscienze quello che stanno sottolineando in tutti i modi è di andare a modificare il modo in cui approcciamo ad esempio il sistema giustizia, cioè quello che è veramente importante è che cosa noi vogliamo ottenere, cioè che cosa, non tanto capire se tu sei, diciamo, chiaramente liberare completamente dal concetto di volontà che dai, diciamo, di addolcire molto questo aspetto, se fosse tua volontà o meno, non è un punto chiave, è un punto chiave come io riesco a correggere il tuo comportamento sociale in modo che sia meno lesivo e più efficace possibile per stare insieme, quindi come costruisco a livello educativo, a livello di comportamento sociale, dei meccanismi di gratificazione e di correzione che di attribuzione di colpa finale, cioè come estremo di una visione che nasce dalle neuroscienze. Questi meccanismi di feedback hanno certamente bisogno di sincronizzazione, e questa sincronizzazione si vede quanto è potente anche a livello cognitivo, cioè noi partiamo alla realtà, diciamo, con due grandi principi. Quello della coppia, quello di diciamo, avere persone con cui ci viviamo, cui copiamo comportamenti, diciamo, diciamo, c'è un enorme filone che fa vedere che siamo fatti per copiare, abbiamo una tendenza naturale a copiare o a imitare, comunque insomma, a tenere conto di un esempio e cercare di rifarlo. E l'altro che è quasi una tradizione, quindi questo poi c'è questa mia percezione forte di contraddizione tra principi, cioè quello che è vero nella natura è vero se è vero anche il contrario, quello diciamo è un criterio di verità quanto una cosa è contraddittoria. E in questo caso, quindi, da un lato copia senza capire, dall'altro invece noi abbiamo dei segni molto forti per riconoscere associazioni, perché quanto una cosa è frequente quanto è associazione. È uno dei grandi criteri cognitivi, quindi non solo è come è strutturato il nostro movimento, come è strutturato la nostra capacità di essere empatici con gli altri, ma è proprio uno dei modi in cui capiamo
Plasticità, indubbiamente noi siamo fatti per adattarci, quindi diciamo questa è una delle grandi cose che mi aveva fermata per scendere alla scuola, della professoria, che ha questa, diciamo, principio assoluto che se tu non fai niente il bambino impara, cioè, non è una cosa, diciamo, se tu non fai niente va bene, quindi cerca di fare qualcosa poi eventualmente che la potenzi, perché altrimenti siamo fatti per imparare. Ecco, è quello che effettivamente esce dalle neuroscienze, e qui ovviamente c'è sempre la grande contraddizione tra sistemi che si strutturano, quindi permettono la stabilità dei comportamenti, e diciamo, effettivamente hai sempre bisogno che questa è un'altra delle cose fatte, no? La fisiologia che lavori sempre bene in un semplice, sopra male e sotto male. E quindi è vero che noi siamo plastici, ma è anche vero che la capacità di dare stabilità a un comportamento è anche estremamente utile in tante situazioni. È sempre vero che il problema è sempre quello di dire che cosa adatti e che cosa mantieni, perché in realtà ovviamente è anche estremamente utile per poter fare la parola che la tenita buona. Con il fatto che si crea questa grande unità tra struttura e funzione, quindi diciamo l'idea, la mia aspirazione è riuscire a comunicare in quelle situazioni che sono ovviamente quella educativa. Quindi io ho capito che generazione in generazione, alla fine se noi riusciamo a implementare nei genitori certi comportamenti, la generazione dopo già parte un passo avanti. E chiaramente la trasmissione dell'informazione è assolutamente una modalità, quindi non mi dispiace quando si distruggono delle a ondate, delle cose che si sono così tanto, mi ricordo che mi faceva l'aiutario e diceva che quando si sono nel 700 i laboratori per la produzione dei violini non si sono mai più rifatti, perché da lì si vede che l'informazione che ne serve per fare cose è infinitamente superiore a quella che riesce a codificare scritto in altro modo. Quindi diciamo, si possono potenziare le capacità di tramandare capacità, ma certamente la visione diretta è piena di informazioni che neanche tu hai capito essere determinanti. Quindi diciamo la copia rimane sempre uno dei termini assoluti. Quindi l'idea è, diciamo, in realtà ci siamo fatti per vedere bene. Sicuramente c'è questa grande contraddizione da principi che fa in modo che le cose non funzionino sempre, sempre. E la cosa che diciamo è sempre nel mio cuore è un po' che nel meccanismo di gratificazione gioca un ruolo chiave la bellezza, e diciamo come la bellezza, diciamo, ciò che arriva dai nostri sensi è già espressione di un'armonia, di un equilibrio, e di un equilibrio tra forza e contrasto. Quindi diciamo c'è sempre qualcosa che permette che dei dettagli rendono bella una cosa, e cosa è bello ci aiuta anche a capire del ruolo, diciamo, effettivamente che io penso che sia uno dei meccanismi di gratificazione importante quello di quelli portelli, di creare posti belli dove è bello vivere, diciamo, contribuirci e viverci, che la bellezza ha molto da insegnarci, cioè molto da, e che aiuta a strutturarci. Perché è come se fosse un esempio di quell'equilibrio che tu fai a ricercare. No, devo dire che vedete la parte degli scassanti è veramente dura. Perché questo è dura. Perché dobbiamo trovare una cosa nuova e diversa. No, 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 è stata molto, molto. Okay. Allora. Vabbè, avendo toccato questa parte, io devo dire, allora io ho letto le slide e devo dire la presentazione mi è piaciuta molto. Non si è addormentata, perché la vedi già è una. Mi è piaciuta molto. Ovviamente a quei dettagli che magari hai esposto ora non riuscivo a inserirli dalla presentazione, eccetera. Ovviamente qui devo
fare il mio ruolo, quindi bla bla bla, parlerò per parte della Allora, una presentazione. A causa della mia expertise io non sono riuscita a entrare nei dettagli, sono anche neuroscienze. Quindi quello su cui ho diciamo, costruito quello quello che ho costruito qui è un pochino, ho lavorato di più sul parallelo che hai fatto tra le neuroscienze e la parte sociale, che mi sembra anche. Allora, una cosa generale, appunto, io non sono, nonostante la mia esperienza di cellulare, non sono esperta delle neuroscienze a quel livello. Sicuramente però riscontro delle affinità a questo livello di approccio generale, di contenuti, eccetera, il legame molto stretto che potete cercare percezione, azione, diciamo che c'è una affinità di sentire, nel senso che lavoro sulla condizione body, cioè sull'idea che la condizione si fondi su percezione, azione, si sia circolarità tra questi aspetti. Quindi sicuramente c'è un'affinità nello spirito, però commenti sul contenuto della parte della neuroscienza mi limito a questo. E come dicevo, mi concentro invece sui claim che tu fai in relazione alla parte sociale. Qui è trattato un po' meno diffusamente, ma anche se erano. Dici che era quello spirito competente, poi non c'è neanche l'esperienza mia. Esattamente. Allora, qui io nei lucidi ho fatto così. La parte, siccome io avevo appunto le sue slide, ho copiato delle frasi, la parte in nero è la parte più franca e la parte in blu è invece la parte in blu. Allora, lei dice che le neuroscienze mostrano che il cervello e la società si adattano dinamicamente all'ambiente, si priorizzano attività ritmiche e ha individuato, come ci ha illustrato, questi tre principi: sincronia, plasticità e feedback. Allora, qualcosa proprio sull'impostazione generale. Allora, io trovo interessante e sono abbastanza simpatica con l'impostazione generale, cioè con l'idea che ci siano dei principi molto generali che possano in qualche modo avere un ruolo in domini assai differenti, come possono essere quello delle neuroscienze, domini assai differenti. Più specificamente sono anche simpatica con l'idea che sia interessante trovare paralleli tra quella che è l'organizzazione del cervello e quella che è l'organizzazione della società. Quindi questo non tanto a livello di contenuto, proprio come di approccio generale. Però, e qui tornerò sui punti, allora forse il mio intervento andrà nella direzione di forse in certi casi andrebbero, hai detto che è una proposta iniziale, eccetera, andrebbero fatte specificazioni maggiori da un lato, e un altro punto da sollevare è questi principi giocano sicuramente un ruolo, in che misura sono resilienti, in che misura spiegano appieno quanto si osserva, i fenomeni che si osservano, eccetera. Allora, tratto dei tre principi separatamente, quello su cui ho qualcosa in più da dire è il principio di sincronia, che sembra molto. Allora, la sincronia oscillare alla stessa frequenza, la sincronia informa le reti neurali dotate di abilità. Blanca ha fatto alcuni esempi: la sincronia all'interno del within brain e la sincronia tra il corpo e il cervello. L'aspetto funzionale della sincronia cui corrisponde un aspetto non funzionale, invece strutturale, che è la connettività. Allora, a me interessava qui. Interessava riportare più che altro alcuni studi che sono stati condotti in psicologia ecologica e anche in psicologia cognitiva, che secondo me possono in qualche modo andare in questa direzione. Io non sono espertissima, quindi il più esperto, a mia conoscenza qui dentro, non c'è Giovanni Pezzuto in questo ambito, che è un po' l'ambito della joint venture, dell'azione condivisa. C'è una ottima review in Contemporary e altri del 2011. Il più esperto specificamente di questi studi, poi nell'ambito sociale, chiaramente si gioca in casa. Allora, alcuni esempi di sincronia in relazioni tra persone. Per esempio, l'oscillare del corpo. Persone che durante la conversazione oscillano il corpo nello stesso modo. Persone che muovono, per esempio, gli arti nello stesso modo mentre si corre. Ancora, sempre durante la conversazione, il coordinamento dei movimenti oculari.
che serve per che cosa? Serve per migliorare, per esempio, la comprensione di quello che si va a dire. Ancora, una sorta di effetto camaleonte. Io sono seduta, viene un'altra persona seduta vicino a me, che è in realtà uno sperimentatore, lo sperimentatore inizia a oscillare un piede, inizia a grattarsi il dito, dopo un po' anche il soggetto inizia a farlo. Forme di mimicri di questo tipo. Uno studio molto bello di Baldesolo e altri, in cui faceva vedere che c'era un'attenzione su dell'inferia d'occhio, no? In un caso le persone oscillavano e si vedevano, nell'altro caso invece erano una frontale, una poggeva la schiena all'altra, insomma, erano di schiena. Che cosa si vede? Che quando le due persone oscillano insieme, quindi si muovono insieme, sviluppano una sensibilità maggiore in un compito in cui giudicano in seguito la velocità di un oggetto, sensibilità individuale e anche sensibilità collettiva in un compito di azione condivisa riescono meglio rispetto. Quindi queste sono forme di sincronia presenti nella letteratura, diciamo, psicologia cognitiva che possono, diciamo, estendere un po' il tuo discorso. A parte gli studi sulla risonanza motoria, tu in qualche modo hai fatto accenno, cioè l'idea che in qualche modo io osservo un altro che in qualche modo mi metto nei suoi panni e tendo a riprodurre le sue azioni, soprattutto se le azioni che osservo dell'altro sono già parte del mio repertorio. Quindi questo va un po' nella direzione di possibili estensioni della sincronia. Alcuni dubbi, tu dici, quando fai il parallelo tra sincronia e società, tu dici sincronia e society, inizio, fine e velocità dell'azione. Una domanda è perché parli solo dell'azione o intendi l'azione in senso molto generale? Ad esempio, decision making, la sincronia sì, può avere un ruolo nel decision making. Lo intendi come parte sì, dell'azione? Sicuramente lo intendo così, però servono gli esempi. Sì, no, questa era una domanda. Ancora, tu parli di sincronia locale, sincronia sistemica. Allora, la domanda è, nell'applicare questo principio di sincronia alla società, sincronia a che livello? Allora, per gli esempi che ho fatto io, per esempio, prima erano di sincronia in piccoli gruppi. Che ne è dei gruppi più larghi? Che ne è dei gruppi che possono essere più o meno coesi? Funziona la sincronia? Che ne è del rapporto tra sincronia e specializzazione? Cioè, nel senso... Sì, dato che come esempi ci avevo... Gli esempi che dai. A che serve questa sincronia, per esempio a livello sociale? Aumenta sicuramente, non so, un esempio che portavo io, aumenta la comprensione, aumenta l'empatia, aumenta la comprensione, aumenta l'affiliazione. Poi avete gli svantaggi, qual è il ruolo dell'individuo? Cioè in una società dove effettivamente questa sincronia è molto forte, qual è il ruolo, per esempio, degli individui? Può essere che l'individuo assuma meno ruolo. Sempre domande, che tipo di società abbiamo in mente? L'ho già detto, piccola scala, larga scala. La sincronia, secondo me, poi è solo una parte della storia, che non è del conflitto. Cioè, le società funzionano solo come procedono? Sulla base dell'empatia, della sincronia, eccetera, eccetera, oppure è il conflitto che fa andare avanti? Sicuramente il conflitto non determina questa speed of the action che tu menzioni, però che ruolo può avere il conflitto? Qui apri proprio, diciamo, una sfondra porta aperta perché diciamo, è proprio quello che avevo pensato che mancava, tra l'altro, e che mi piacerebbe da morire a sviluppare in sé, cioè questa cosa di contraddizione da vicini, alla base finale. Certo. Ma anche il discorso, ecco lì mi veniva in mente una cosa che non è scritta nei vicini perché mi hanno detto quando parlavi, ma il discorso di sincronia e lavoro. Armonico e contrasto, oscilliamo insieme oppure ognuno di noi fa una parte dell'azione in modo complementare. Sono anche degli esempi. Fatti un esempio, poi diciamo del film della Ferrari. C'è un lavoro, per esempio, non so, il primo nome è Nature di qualche anno fa, in cui loro parlano dell'attivazione del sistema dei neuroni specchio in azione di tipo complementare. Secondo me è interessante perché la gran parte sono invece sulla risonanza motoria, cioè io ritrovo faccio perché vedo l'altro che fa cose, capisco quello che fa perché esattamente, invece dice questo discorso della complementarità.
Tenete le gerarchie, cioè pensiamo a società gerarchiche, funziona la sincronia come funziona. E quindi l'esempio delle parate militari che è un po' quello che dicevo prima, cioè ci possono essere meccanismi di ammazzamento dell'individuo, cioè l'individuo in qualche modo viene a tacere in una società sincronica. Il feedback. Qui adesso non riprendo perché feedback il sistema considera gli effetti di un'azione prodotta per cambiare le caratteristiche del sistema stesso, come lo definisci, hai fatto degli esempi relativi al controllo motorio e hai fatto degli esempi relativi alla empatia per il dolore. Interessanti per me perché ci sono sì, no, perché piloni di ricerca vicini, diciamo. Sul fatto che il feedback abbia un ruolo non c'è dubbio. La mia domanda sicuramente è un principio generale che governa la vita, la domanda è in che misura, in che senso è specifico della società. Quali tipi di reward sono specificamente sociali? Cioè io posso, per alcuni esempi più facili, io posso avere una reward anche nel momento in cui interagisco con l'ambiente senza che sia un altro a darmi la reward. Cioè io per esempio imparo meglio a digitare una parola su una tastiera. Su questo già per me sono contento, questo già per me è una reward. Quindi quali aspetti di questa reward sono specificamente sociali? Mi sembrava interessante, dicevo, l'esempio sull'empatia per il dolore. Empatia come forma di, è una forma di reward, quindi io avverto che l'altro è empatico e quindi questa è una forma di ricompensa che ottengo, è un esempio casuale che non è posto. E un'altra specificazione che secondo me andrebbe fatta è reward ottenuta da chi? Allora, a livello sociale, occupami di società in generale, ma la società può essere, io non sono una scienziata sociale, dall'individuo in relazione alla società, da sottogruppi di individui, da un dato sistema sociale, cioè la società vincente, tipo la società dei cacciatori che riesce ad affermarsi meglio, la società capitalista, piuttosto che quella socialista che riesce ad affermarsi meglio perché è meglio adattata all'ambiente. Quindi anche qui secondo me andrebbe, ovviamente, ma è specificato il livello. Plasticità. Allora, tu la definisci per modificare la struttura neurale per rispondere differente in modo variegato, in modo differente, non variegato allo stesso input, plasticità come flessibilità, adattabilità ai cambiamenti, quando ne parli in relazione alla società. Anche qui, a me sembra un principio generale che governa la nostra vita. In che misura tu lo descrivi specificamente in relazione alla società? Adattamento ai cambiamenti ambientali, adattamento all'individuo all'interno di un dato sistema, cioè anche qui secondo me ci sono livelli differenti. E il dubbio che io ho è che questi principi sicuramente sono principi generali, li agiscano molto e abbiano una grossa forza a livello, per esempio il principio di sincronia, a livello di piccolo gruppo, meno a livello di gruppo allargato. Ok, questi sono. E questo è l'ultimo. Allora, sull'ultimo, tutti possiamo diventare adatti a lavorare bene nelle nostre società grazie a questi tre principi. Allora, la mia domanda è, il lavoro che tu fai è un lavoro di tipo descrittivo o di tipo prescrittivo? Cioè, le società, io le descrivo in base a questi tre principi da un lato, oppure io dovremmo comportarci così perché la società... Cioè, la cosa che succede è una cosa che dovrebbe succedere. È una cosa che io l'impressione dai tuoi lucidi è che sicuramente succede e forse però anche dovrebbe succedere. Questi sono gli esempi, anche dagli esempi che tu fai, perché sono esempi di vincitori. Di gruppi che si funzionano bene secondo i principi. Sono, diciamo, sono questi due esempi. La Ferrari e la Merda. Sì, diciamo, questa cosa del principio di successo è un altro punto cardine che sicuramente effettivamente, diciamo, striscia nel quando una cosa va bene, quando va, cioè questa sta del bene e del male. E diciamo, è un altro problema in cui appunto penso sempre che minca principio di contraddizione, cioè le cose vanno bene quando c'è bene male, cioè che non ci può stare uno senza l'altro, cioè che è una delle cose che io penso della vita, cioè questa patologia che bisogna togliere la morte è una cosa che, diciamo, distrugge la vita. E quindi però da
qui a dire che le cose belle anche quando gli dai un limite, cioè diciamo che alla fine essere troppo generici non dici niente, quindi mi riconosco nella critica che mi fai, che sicuramente è molto molto, cioè come tu stai dicendo, è bello da matto, e indubbiamente rimane superficiale, cioè mi è evidentissimo che è uno stimolo, una cosa che mi piacerebbe fare ma che non è sviluppata, cioè ce l'ho diciamo, l'idea è che è una cosa che sto sognando e che spero di poter, ma che tra l'altro appunto è possibile se per caso capiterà che professionalmente si entra in contatto con gente che invece fa l'altro, da, diciamo, improvvisarsi, se capisce che ti sei improvvisato, insomma, quindi diciamo, poter mettere, sia, cioè avvicinare delle diciamo, esperienze profonde che dall'altro è fingere tutto, insomma. In questo senso c'è l'idea che penso che succedano queste cose, è inevitabile ad incontrare quello con cui viene fuori una proporzione che tu la solida una vita, e lì succede che con quella persona, con quella persona, con quelli, gli altri colleghi, puoi mettere a frutto sogno. Sicuramente diciamo, mi è evidentissimo che invece così è solo così, una, concordo all'infinito. Sul fatto che appunto ci si può liberare appunto del fatto se una cosa è bene o male, cioè per quello scherzavo quando ci hanno coinvolto in questo progetto che era l'istituto sul diritto delle neuroscienze nei tribunali, in cui diciamo, una delle cose che dicevo è se tu chiedi una cosa e qualunque cosa tu abbia chiesto l'effetto che ci vorrà un giorno in più per definire il la sentenza, cioè se tu arrivi a sentenza un giorno dopo hai fatto male qualunque cosa hai chiesto, diciamo, perché poi esiste appunto degli ordini di grandezza nelle cose, quindi insomma, una delle cose fondamentali è proprio quel concetto di gerarchia che invece sta, c'è, e diciamo è chiaro che l'organismo umano come il cervello ha dei principi che ritornano continuamente per queste cose trattate, diciamo, però voglio dire che poi l'oggetto finale sia una cosa con la struttura unica galattica, anche diciamo non si può discutere, perché è una cosa un po' di fondo. Quindi che si parlano dei principi generali che guarda caso strutturano una cosa estremamente, questo è anche un'altra cosa che mi è affascinante, come nel riapplicare delle cose che sono elementari ma sono così potenti da poter strutturare cose così in forma. Quindi diciamo, cioè, le principi che ritornano, però poi il risultato è che uno è in occhio e l'altro è fegato. Quindi diciamo sicuramente proprio c'ho la convinzione che quel contrasto è la chiave della dinamica delle cose. E una dinamica che va dal sasso al fatto che esistiamo. Quindi diciamo io quello che si è creato una sua percezione cognitiva che come diciamo è diventa emotiva. Andare a capire come usare i concetti, io penso che abbia il caso di cosa ne vuoi fare, che è l'unica guida, cioè che ci vogliamo fare, e allora a quel punto capiamo cosa mettere insieme e come, perché altrimenti chiaro che così diciamo, è anche. Allora, anche qui gli esempi che tu poni sono di piccoli gruppi ben organizzati, quelli che vincono la Coppa del Mondo, eccetera, eccetera. Che ne ha dei gruppi più ampi, qual è chi se ne frega c'è la Coppa del Mondo, anche e chi se ne frega, ecco, chi se ne frega no. L'ultimo punto, poi faccio una bellissima sintesi, l'ultimo punto è questo della reward, che tu hai spiegato poi più diffusamente nella presentazione, e su cui io così invece l'impatto avevo un po' di sensazione, riguardo la bellezza delle espressioni artistiche particolarmente rilevanti quando informano, diciamo così, strutturano la richiesta. Così io non l'avrei utilizzato come esempio di reward, ecco, quindi risultato, non ne capivo fino in fondo il valore adattivo della bellezza, sicuramente il valore adattivo. Lo so, no, però, e comunque appunto è sicuramente vale sempre il concetto di forward di reward, ecco, quindi questo... Sì, che vale proprio la contraddizione nel perché a onde agli uomini piaccio le cose... E secondo certi canoni sono brutte, no? Quindi diciamo, cioè, è chiaro che quel reward
assolutamente non è che è una cosa bella nel senso armonico, diciamo, una delle cose che fanno vedere gli studi è che chi giudichi bello che tipicamente tanto più è la media di tanti volti e tanto più lo ritieni bello. Quindi c'è un meccanismo in cui si ritiene bello qualcosa che è estremamente armonico e estremamente vicino alla norma. Dall'altro, diciamo, l'uomo in tutta la sua, diciamo, espressione artistica fa all'infinito che ha bisogno di rompere, di cercare i piercini della terra, e chiaramente, diciamo, un concetto di bellezza che dimostra il fatto che tu vuoi opporti, no, a quella delineo per il diciamo, è chiaro che effettivamente io ho citato la bellezza perché secondo me ha qualcosa di conturbante, diciamo, è un po' come la gioia, cioè sono delle esperienze che ti parlano di qualcosa di profondo, e poi che vale più di quello o quanto quello, proprio la contraddizione, cioè il fatto che tu hai dentro di te qualcosa di, che senti che quello che è vero è contraddittorio, cioè contraddittorio se succede una cosa, cioè che non c'è la luce se non c'è buio, se non c'è la tenebra, insomma, diciamo che se tu avessi solo luce non avresti niente. Ecco, quello è un altro, diciamo, esempio eclatante, cioè che la luce esiste in quanto c'è un contrasto tra trasmissioni fotoniche, perché se no non vedresti nulla. Quindi, diciamo, è qualcosa di così insito alla realtà, il fatto che ci devono essere, che non ci può essere solo luce, ecco, cioè che non ci può essere anche tanta volte, ecco, non ci può essere. Allora, io chiudo questo lucido chiameggiamento. Allora, per sintetizzare, io sono molto simpatica, come dicevo, con l'approccio generale, cioè con l'idea di trovare questi paradigmi. Trovo che il principio di sincronia, sul principio di sincronia, il principio di sincronia lo trovo molto fecondo e comunque per tutti e tre i principi, diciamo così, secondo me il punto nell'attuale parallelo con sociale è quello di, da un lato, specificare ulteriormente. Dettagliare, cioè di cosa vuol dire, cosa intendi, fai degli esempi, perché sennò. Si parla di società, ma che cos'è la società? Che non sono una scienziata sociale, però. No, no, ma è evidente, che diciamo, da un lato si andata infinitamente a dettagliare lì, cioè le parole. Esattamente. E quanto questi principi spiegano, cioè questi principi che ruolo hanno e che ruolo hanno invece anche altri principi. Un esempio che facevo prima è la sincronia rispetto al conflitto, cioè nel senso, che cos'è questo un esempio? Quindi, i miei due punti sostanzialmente sono questi. Dovevo giocare a ruolo. No, e poi dico, ma mi mancava anche a me, cioè mi dovevo fare questa cosa. A me è piaciuto molto, devo dire che io non ho mai fatto la discassa di questi qua, è divertente. No, secondo me è molto carino, diciamo, l'idea di spingere a uno a criticare, cioè secondo me è evidente, no? No, perché proprio forse che la contraddizione è la dinamica delle cose, diciamo. Devo dire che come al solito dobbiamo ringraziare il Federico che ci ha aiutato. Aumenta la sincronia culturale tra le persone.